sono delle esperienze molto positive, soprattutto si sono rivelate efficaci adesso nel momento del coronavirus, hanno evitato che la gente andasse, in ospedale, ma sono state prese in carico da questi servizi territoriali. Le esperienze della Casa della Salute sono state sviluppate anche un po', in generale a Porto Alegre. Ce ne sono esperienze Ciao Roberto, sì, mi sono un datate po' incasinato in col Belgio. computer. Ah, Scusate, parto, ma se uno posso? paga. Mettimi in copia, ciao. Ciao, ciao. I microfoni che non parlano. Ci sono esperienze in Belgio, c'erano in Andalusia molto positive, a Barcellona, sono delle esperienze che sono nate molto positivamente, piano piano si stanno però un po' perdendo. Ecco, questo per inquadrare, la questione di un possibile modello di servizio territoriale, anche se direi che il gruppo di lavoro deve sentirsi libero di non sposare il modello Casa della Salute, però era per introdurre l'argomento, almeno sappiamo di che cosa dobbiamo parlare. Allora, il compito di questo gruppo è quello di pensare, programmare un prototipo di servizio territoriale per le cure primarie, la continuità di cura, la prevenzione, la partecipazione dei cittadini. E questo è un lavoro che va sviluppato nel medio periodo, quindi un lavoro di approfondimento di studio. Ma come si diceva anche ieri sera nell'altro gruppo di lavoro, l'esperienza del coronavirus ci pone immediatamente nella necessità di fare delle richieste, di utilizzare un tempo breve per mettere a frutto delle richieste che siano spendibili subito e che tentino di raggiungere un obiettivo nell'immediato, cioè costruire quindi una piattaforma a livello nazionale, articolarla a livello regionale e locale nel breve periodo, perché una nel breve periodo e una nel medio periodo. Quella del breve periodo deve contenere le richieste assolutamente importanti adesso nella gestione della fase 2, poi se ci sarà una fase 3, che è quella di chiedere allo Stato e al governo e alle regioni di ridefinire da subito dei servizi di carattere territoriale. Sono nate le USCA, ci sono esperienze di infermieri di quartiere, di infermieri di prossimità, eccetera. Noi abbiamo bisogno di definire da subito una serie di richieste che possono arrivare a un obiettivo per la gestione, per far fronte a situazioni di difficoltà a cui potremmo trovarci davanti nel futuro anche non troppo lontano. L'altra questione che potremmo fare è provare a fare una mappatura regione per regione rispetto alle esperienze esistenti di Casa della Salute o servizi distrettuali e territoriali per capire cosa c'è, quelle che funzionano bene, quelle che non funzionano, come sono orientate, eccetera, in modo da avere un quadro di che cosa c'è già e appoggiarci ad esperienze positive. Come dicevo prima, questo gruppo di lavoro questo pezzo di lavoro lunedì verrà portato in assemblea, ma in qualche modo sarà cioè, bisogna che stia dentro anche il lavoro, dentro al lavoro dell'altro gruppo di ieri sera sulla proposta di legge di iniziativa popolare. Bon, finisco con alcune piste di riflessione per avviare il dibattito. Allora, noi dobbiamo vedere se il modello della Casa Salute è ancora valido e ce lo teniamo come momento di elaborazione attorno al quale sviluppare la discussione. Dovremmo capire oggi come aggiornare i cardini, gli orientamenti sanitari, sociosanitari e sociali dei servizi territoriali. Penso a quel gruppo di giovani medici che si occupano del primary health care e della medicina d'iniziativa, cose che non c'erano all'epoca in cui è stata studiata ed è stata elaborata la proposta della Casa della Salute.
potremmo concentrarci su quali servizi sono necessari e come si deve operare dentro al sistema dei servizi territoriali. Un altro tema che sta dentro alla nostra discussione è la formazione, perché il personale che sta dentro nelle case del delle case della salute hanno bisogno di avere una formazione che sia aggiornata ai tempi di oggi. Sempre i giovani medici ponevano ad esempio il tema della formazione dei medici di medicina generale, ma ho letto anche delle necessità dal punto di vista degli infermieri, che devono essere sempre più degli infermieri di quartiere, di comunità, per stare dentro a questo lavoro. Come si fa oggi lavoro di prevenzione e di lavoro epidemiologico, a partire dal definire quali sono gli obiettivi di salute individuali e collettivi. E da ultimo, le altre due cose, come sviluppare la partecipazione, quali sono gli strumenti che possono avviare la partecipazione all'interno dei servizi territoriali e sostenere la partecipazione non come sussidiarietà ma come partecipazione attiva. C'è poi il tema della telemedicina, del teleconsulto, dell'informatizzazione, che all'epoca della Costituzione delle case della salute non c'era, e c'è il tema degli strumenti legislativi. C'è una legge finanziaria del 2007 che prevedeva dei contributi economici ed è stata utilizzata fino al 2013, anche nel 2016, dalle regioni Emilia e Toscana per accedere a dei finanziamenti, ma c'è anche un piano nazionale cronicità del 2016 che prevede la realizzazione di servizi territoriali per questa tipologia di situazioni sanitarie. Quindi ho buttato lì un po' delle cose, magari spero di non essere stata troppo generica e di per poter avviare una discussione dentro al gruppo di lavoro. Se vi iscrivete, non so chi, fai tu Fulvio, Fulvio non c'è. Come si fa a iscriversi? Nella chat ci si iscrive. Fai tu che dai la parola. Dovresti farla tu, però se okay. Devi andare via la faccio io. No, non vado via. Editemi un po'. Ok, se vi scrivi. C'è Chiara Bodini. Ciao, metto il video solo per farmi vedere, ma lo tolgo perché non vorrei che non si sentisse bene, non ho una gran connessione. Allora, io faccio parte del Centro di Salute Internazionale di Bologna e ringrazio per la sintesi che ha fatto Silvana, in cui mi ritrovo a pieno. Io conosco abbastanza bene il sistema, diciamo, regionale per quanto riguarda lo sviluppo delle case della salute, e come gruppo, il nostro è un gruppo multidisciplinare, quindi di persone con formazione medica e persone con formazione antropologica, socio-umanistica. Lavoriamo molto in integrazione con i servizi sociali e sanitari per potenziare e supportare tutta quella che è appunto la medicina d'iniziativa e i servizi di prossimità. Penso che rispetto alle cose che sono state dette, forse alcune sviluppi interessanti che dialogano col modello Casa della Salute, ma anche lo espandono in parte. Sono due esperienze molto piccole che cito rapidissimamente, di cui facciamo parte. Una è un gruppo di lavoro, questo è sul tema partecipazione, quindi nella delibera della Regione Emilia-Romagna le case della salute dovrebbero avere un board che contempla rappresentanti della cosiddetta società civile. Questo è sulla carta. I board in molte case della salute non sono neanche stati costituiti, quindi le case della salute non hanno un loro governo, come dire, pensato, è pensato e pensante, ma sono amministrate come parte dei servizi, né tantomeno sono stati nominati appunto cittadini o cittadine a partecipare di questi board.
In una casa della salute però di Bologna si è costituito un gruppo di lavoro sull'iniziativa di un consiglio di quartiere che ha tantissimi limiti, però rappresenta un'esperienza, non so se ce ne siano altre, dove un gruppo di cittadini, rappresentanti di varie realtà, ma anche singoli cittadini o cittadine, parte dei consiglieri comunali e una rappresentanza della Casa della Salute, un'infermiera responsabile della Casa della Salute, insomma, dialogano di quelli che dovrebbero essere i principi di funzionamento. Quindi per adesso si è avviato, insomma, questo lavoro, è ancora tutto da capire che tipo di impatto avrà sul reale funzionamento dei servizi, però mi sembrava interessante come cosa da riportare. E l'altro modello, secondo me, a cui bisogna guardare è quello delle micro aree. Adesso se c'è qualcuno del Friuli, di Trieste, o che conosce, insomma io conosco abbastanza bene la realtà delle micro aree, in due parole che cosa sono, e questa idea non tanto dell'infermiere di quartiere, ma più potenziata, quindi di un referente di micro area, una persona che facilita tanto la integrazione e l'accesso ai servizi sociali e sanitari e da risorse formali e informali che possono essere di supporto alla popolazione, e favorisce anche l'azione di comunità, quindi il mutuo, diciamo, rapporto, relazionarsi, supporto delle persone all'interno della microarea, che altro non è che una definizione territoriale, insomma, abbastanza circoscritta. Su questo modello delle microaree si potrebbe dire molto di più, io comunque lo voglio solo collocare lì adesso, non è che dobbiamo stare a parlare di quello. Poi invece volevo dire un'altra cosa sugli attori. Allora, già citato Silvana, la campagna Primary Healthcare, penso che loro, appunto, come giovani medici di medicina generale, infermieri, abbiano molto da dire su questo tema. Bisognerebbe cercare, non so se stasera c'è qualcuno di loro, cercare comunque di agganciarli. Un'altra realtà che non so se qualcuno o qualcuna qui conosce è questa rete che proprio intorno alle case della salute da anni sta lavorando, Franco Prandi e Riboldi, adesso non mi ricordo i nomi, Prandi e Riboldi, insomma, comunque sono due figure che animano un po' questa rete, e hanno recentemente pubblicato un documento che, se volete, posso condividere, ma è stato in parte già girato. Comunque, quello è un altro, diciamo, think tank dove secondo me si possono pescare dei contenuti interessanti. Sarebbe importante, credo, convergere, insomma, comunque perlomeno scambiare. Magari se lo fai girare, magari se Medicina Democratica ce lo gira, lo fai girare. Certo. E adesso vado a chiudere. L'ultimo punto, spero di non dire qualcosa che, come dire, suona eretico, però in questi anni si sono sviluppati non in sostituzione del servizio sanitario, ma per fasce della popolazione che comunque continuano a non avere accesso, e spesso in realtà sono realtà che, oltre a fornire servizi a queste popolazioni, fanno anche azioni di advocacy e di pressione e di difesa del servizio sanitario, però si sono aperti molti ambulatori solidali, popolari, azioni dal basso, eccetera. Secondo me lì c'è una messa di pratiche che vanno tenute dentro, quindi le sperimentazioni su che cos'è cura e che cos'è salute, che cos'è attenzione alla salute, non avvengono, ecco, solo nelle ovviamente nelle riforme istituzionali, quindi credo che sarebbe molto importante pescare anche da quella cosa lì. L'ultimissima cosa che dico è, come parte della campagna Dico 32, forse diverse persone lo sanno, avevamo pensato, dopo il 7 aprile, questa giornata di mobilitazione, di organizzare dei seminari online per continuare a fare divulgazione su questi temi, raggiungere persone che di solito non si occupano di salute o di sanità, ma sono in questo momento particolarmente sensibili. Il primo sarà proprio sulle cure territoriali, il 4 giugno alle 18. Il programma è un po' in costruzione, però potrebbe essere, io lo metto qui, adesso magari metto nella chat, perché non credo che tutte le persone siano nella lista di Dico 32, dove sono girate tutte queste cose, diverse riunioni per l'organizzazione di questo seminario. Però ecco, quello è uno spazio ancora in costruzione, e sicuramente se il gruppo di lavoro produce qualcosa da qui al 4 giugno, lo possiamo mettere lì dentro, così come il 4 giugno possiamo dire che c'è questo gruppo di lavoro, insomma cercare sempre di annodare tutti i fili che si muovono a volte un po' in parallelo. Finisco, grazie. Grazie. C'era Lino Anelli che voleva intervenire. Ciao a tutti, mi sentite? Sì. Allora, io parlo da Piacenza e noi ci siamo imbattuti sul discorso
del Caso della Salute della Medicina Territoriale con la discussione che adesso è tutta aperta sulla questione del piano di riordino sociosanitario che l'ASL ha presentato, che investe nella fase attuale soprattutto la rete ospedaliera con conseguenze disastrose, diciamo noi, infatti stiamo cercando di vertenziare su tutta la partita, e che è assolutamente carente sul piano della medicina territoriale. A Piacenza io dico alcune cose e poi mi servirebbe una consultazione, ad esempio la Bodini, che è di Bologna e mi pare abbastanza informata sulla situazione a Milano, se mi gira l'email sarebbe opportuno per noi avere anche qualche scambio di idee specifico con lei rispetto al discorso delle case della salute. Allora, qui a Piacenza sulle case della salute stanno investendo molto, per ora a livello di parole, a livello di slogan. Alcune case della salute sono state realizzate, ma nella sostanza sono degli ambulatori, spesso in alcune situazioni anche in concorrenza col presidio sanitario, col presidio ospedaliero presente sul territorio. La caratteristica di Piacenza è che nelle case della salute oggi vengono chiamate a operare essenzialmente i medici di base, e non sempre questi accettano di lavorare all'interno delle case della salute, quindi la situazione è molto frammentaria, e i cosiddetti professionisti di libera professione, pure loro ovviamente. Quello che abbiamo visto è che, a parte che la risposta di questi servizi là dove sono stati realizzati, non dappertutto a Piacenza, solo in sei realtà, praticamente si riduce a diventare un punto di prelievo, si riduce a un posto dove i medici di base incontrano un po' di persone, dove gli specialisti, quei pochi che hanno aderito, fanno qualche presenza, ma niente di più. Su questa questione delle case della salute, che noi qui a Piacenza chiamiamo servizi di sanità territoriale, almeno noi proponiamo di chiamarli servizio di sanità territoriale, a Piacenza abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro, mettendo assieme diversi comitati che a livello provinciale stanno già operando in un modo o in un altro sulla questione della salute, per provare a mettere in piedi un minimo di ragionamento omogeneo. Sulle care della salute noi ci stiamo orientando un po' su questa direttrice. Intanto noi diciamo che dal punto di vista proprio logico, la cara della salute deve essere un servizio dell'ASL. Quindi le politiche che sul territorio la Casa della Salute o il servizio di medicina territoriale, come diciamo noi, deve essere inquadrato all'interno degli obiettivi più generali dell'ASL. Quindi non può essere demandato solo la presenza o meno dei medici di base o dei liberi professionisti. Ma all'interno della Casa della Salute l'ASL deve investire con infermieri e medici che svolgono una serie di realtà, che garantiscono una serie di risposte sul territorio. Certo, i punti prelievo, noi oltretutto siamo una zona molto montana, quindi noi stiamo chiedendo che i punti prelievo girino nei paesini all'interno della montagna, non si fermino solamente nelle quattro mura del paese a valle. La questione del un minimo di assistenza, quindi una presenza anche amministrativa che sappia fare assistenza per quanto riguarda la prenotazione delle visite, la prenotazione dei ricoveri, la prenotazione per gli accessi alle case di cura, sia per le demenze che per gli anziani, eccetera, eccetera, con un lavoro di supporto alle famiglie nel gestire questo tipo di situazioni. Poi creare una rete di consultori per evitare che la gente debba scendere fino a Piacenza o vada da un privato a fare delle visite, e la catena, la rete dell'assistenza domiciliare da realizzare, diciamo, in maniera più organica che non casuale come viene fatta adesso. Però, al di là del mettere dentro a queste realtà una serie di servizi che si legano direttamente ai bisogni, così come il territorio singolo lo esprime, noi stiamo provando a chiedere che le case della salute o servizi di medicina territoriale si caratterizzino soprattutto su due questioni. La questione della prevenzione, e quindi essere dei punti di riferimento sul territorio, su quel territorio, per la mappatura dei fattori di rischio, per la gestione delle bonifiche, per l'individuazione degli interventi, appunto per rimuovere, individuare e poi rimuovere i fattori di rischio che ci sono. Noi abbiamo grossissimi problemi, ad esempio, con l'amianto. Abbiamo, diciamo, grossissimi problemi legati all'abbandono di una serie di territori che richiedono di essere, soprattutto di montagna, che richiedono
di essere seguiti con presenze, con assistenza, con un lavoro appunto di ricostruzione di un tessuto, di partecipazione, di risposta sanitaria, e poi soprattutto la questione degli ambienti di lavoro. La provincia di Piacenza, anche per la crisi degli ispettorati, per l'assenza di una politica ASL rispetto agli ambienti di lavoro, richiede a nostro parere che le case della salute o servizi di medicina territoriale prevedono al loro interno dei medici che siano in grado di interloquire con i lavoratori nelle fabbriche, con i fattori di rischio che ci sono nelle fabbriche, per costruire piani di verifica, di valutazione, eccetera, eccetera, di interventi. Un po' sull'esempio dei vecchi SMAL che c'erano in Lombardia fino agli anni 70. Quindi anche un discorso di prevenzione da realizzare attraverso un dialogo col territorio. Noi, ad esempio, abbiamo già chiesto che le case della salute prevedono un livello istituzionale di confronto periodico, continuo, sulla base anche delle necessità, tra la gestione della casa della salute e gli enti locali e le realtà di cittadini organizzate a livello territoriale, compresi sindacati, eccetera, eccetera, proprio per programmare rispetto all'analisi del territorio i vari interventi che di volta in volta devono essere fatti. A mio parere, sia nell'elaborazione della proposta di legge, sia nella costruzione di pratiche emergenziali immediate che possono essere realizzate e che possono già portare nella direzione che noi diciamo quando parliamo di servizi territoriali, anche, come diceva la Silvana, la mappatura non solo delle case della salute che già ci sono, come funzionano, eccetera, ma anche una mappatura delle esperienze di emergenzialità territoriale, di cui almeno noi per senso abbiamo un bisogno enorme, perché di care della salute abbiamo cominciato a preoccuparci da poco e la nostra capacità di valutazione e di proposta non è che sia eccelsa, perché proprio non abbiamo lunga esperienza in questo senso, in modo da fornire alle realtà con cui noi stiamo lavorando anche, non dico dei manuali, ma anche delle esperienze di riferimento che possono essere utilizzate nella valutazione e poi delle iniziative della pertenzialità territoriale. Finito. Grazie. Io non ho altri iscritti, almeno non so se li ho persi, ma c'è qualcuno che chiede parola? Se non c'è nessuno, io vorrei delle informazioni più che altro. Vai. Sono Virgilio. Vorrei sapere se è possibile avere il testo della proposta di legge, se è già stato formulato, e come si può contattare il gruppo, mi pare dico 32, del 4 giugno alle ore 18. Allora, io rispondo rispetto alla proposta di legge di iniziativa popolare. Ieri sera è stata fatta la prima riunione. Io l'ho persa, purtroppo. Ecco, verrà fatto un report lunedì sera alle 20:30, c'è la riunione assembleare. Ah, bene. E verrà fatto un report, quindi c'è una persona, adesso non ricordo, si chiama Giorgi, che farà una relazione rispetto farà la sintesi, insomma, della riunione. Però ovviamente, essendo stato il primo momento di incontro, l'unica roba che si è detto dal punto di vista proprio della legge di iniziativa popolare, che lunedì sera si chiederà chi vuole proprio far parte del gruppo di scrittura della proposta di legge. Poi abbiamo ragionato in termini più ampi. Invece per l'altra cosa do la parola a Chiara Bodini, se puoi rispondere tu per il 4. Sì, allora il 4 è semplicemente sarà un seminario con un taglio divulgativo, quindi l'idea è soprattutto di portare il discorso anche verso persone che, quando c'è stata la campagna del 7 aprile, si sono attivate per aderire e scrivere i loro slogan, i loro cartelloni in difesa della sanità pubblica, salute per tutti, eccetera, ma che appunto non necessariamente sanno, per esempio, cos'è una casa della salute o cosa sono le cure territoriali o perché il territorio è così importante e l'abbiamo visto in corso di pandemia. Quindi con queste premesse il 4 giugno alle 18, adesso il programma è ancora
in costruzione, comunque ci sarà una primissima parte di esperienze sia di pazienti che di medici di medicina generale che raccontano dal proprio punto di vista come hanno vissuto anche la disorganizzazione territoriale nel corso della pandemia. La parte centrale più didattica abbiamo chiesto a Ilaria Camplone, che lavora qui alle cure primarie di Bologna, e a Gavino Maciocco, che immagino conoscerete, della Toscana, insomma, di fare due parti su... Ilaria dovrebbe parlare di Covid e organizzazione territoriale delle cure, ma anche proprio per spiegare che cosa sono questi servizi territoriali, no? Quindi che cosa... banalmente, no? C'è il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Sanità, insomma... Irrazionale, ecco, di cos'è il territorio in termini di servizi, e a Gavino chiederemo di fare i cenni storici, quindi mettere a fuoco quali sono stati i processi che hanno portato allo smantellamento di quel, perché è andato così in crisi in Lombardia, cioè non è un caso, no? Sono intercorse delle dinamiche politiche, economiche, culturali, eccetera, questo. E l'ultima parte dovrebbe essere propositiva, quindi abbiamo chiesto alla campagna Primary Healthcare di raccontare un po' quali sono le loro idee per una innovazione e trasformazione del sistema delle cure primarie. Delle sì, ma il tutto avverrà in teleconferenza? Sì, certo. Il link per accedere? Non c'è ancora il link perché lo stiamo costruendo. Dalla settimana prossima inizieremo a proprio fare pubblicità. Quindi, siccome ci sono ancora 2 settimane, io penso che tra lunedì e martedì queste informazioni le faremo girare e spero che ti arrivino, ecco. Se non sei nella mailing list, dico 32, magari qualcuno di Medicina Democratica poi le farà girare anche in tutte le altre. Sì, io di solito accedo a queste cose attraverso Vittone o, insomma, o senza limiti. Quindi mi interesserebbe molto poter partecipare a questa riunione, a questa teleconferenza. Se sei su Facebook, poi metto anche magari la pagina della campagna di Facebook, così lì gireranno sicuramente. Va bene, grazie. Va bene. Grazie. Adesso sono iscritti. Prima Giovanni Cortellessa e poi Antonio Casella. Idealmente dovrebbe essere 15. Posso? Sì, vai Giovanni. Niente, molto rapidamente. Io sono... sto lavorando con un comitato che si è nato a Codogno al momento del passaggio alla fase 2, diciamo così. Non capisco niente, scusate. Virgilio Baccalini, puoi chiudere il microfono per favore? Sì. Grazie. Dicevo, al momento del passaggio alla fase 2, perché abbiamo visto che all'interno delle fabbriche, dei luoghi di lavoro della nostra zona non c'era nessuna preparazione rispetto al ritorno al lavoro e avevamo proprio un forte timore rispetto al contagio di ritorno. Infatti il comitato si chiama Comitato contro il contagio di ritorno. Io ho lavorato molti anni fa nel Dismal, appunto, che sono stati citati prima da Lino, e attualmente avevamo cominciato a vedere come comitato se era possibile coinvolgere dei medici di medicina generale, perché anche da noi la medicina territoriale è stata completamente smantellata. Ma anche i medici di medicina generale da noi hanno la mentalità completamente smantellata. Per cui quando ho sentito che c'è questo gruppo di lavoro, ho chiesto di partecipare perché è una cosa che mi interessa e ci interessa a tutti quanti noi del comitato, perché questo comitato per adesso è a Codogno, sta allargandosi anche nelle zone circostanti e vorremmo fare proprio un lavoro anche a livello provinciale, proprio per l'integrazione tra
il problema della salute in fabbrica e il problema della salute all'esterno, che sono strettamente collegati, come ben sapete, perché chi va in fabbrica e si contagia in fabbrica, poi le cose se le porta a casa e se le porta da tutte le altre parti. Per cui ho chiesto di partecipare a questo lavoro proprio perché la medicina territoriale è oramai completamente distrutta. Se con queste... con questo lavoro si riesce a ricostituire qualche cosa, è una cosa molto utile, secondo me. Finito. Grazie. C'era Antonio Casella. Non ti sentiamo. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Niente, io faccio il medico di medicina generale nella zona del Comasco. Una zona estremamente difficile in quanto, come tutta la Lombardia, in quanto molto permeata dal privato. E mi rifaccio un po' al discorso suo che ha fatto all'inizio, cioè del modello delle case della salute, e al discorso anche della Chiara Bodini, appunto, che seguo abbastanza anche attraverso i suoi scritti, l'ultimo Un nuovo modo di fare salute, Un nuovo mondo di fare salute. Allora, sicuramente tante belle cose scritte, tante belle iniziative. Ho recentemente letto l'ultimo libro di Gavino Maciocco sulla medicina territoriale, esperienze nazionali e internazionali, e ce ne sono davvero tante. Io credo però che per riuscire, è vero che le iniziative nascono dal basso, molte volte è difficile trovare in certi contesti anche altri colleghi che mettano al primo posto la prevenzione e la salute globale. Per cui, nonostante comunque è vero che le iniziative vengano dal basso, se non c'è un forte commitment da parte regionale oppure da parte delle ASL, in Lombardia ormai diventate ATS, io credo che sia veramente difficile, davvero difficile, riuscire ad approntare dei progetti e soprattutto portarli a termine. Quindi diciamo che la mia iscrizione a questa iniziativa parte proprio da questo, che a me piacerebbe moltissimo essere tra i progettisti di una casa della salute, vuoi nella zona del Comasco dove lavoro, oppure anche in altre zone dove eventualmente mi potrei anche spostare, ma è entrare in contatto con persone che hanno determinate idee di multiprofessionalità, di interdisciplinarietà. All'interno di una casa della salute ci devono essere i medici di medicina generale, ci devono essere gli infermieri, ci devono essere le assistenti sociali, cioè ci deve essere tutti quei servizi territoriali che portano, che praticamente prendono in carico le persone e hanno una visione più sistemica, non una visione tutta parcellizzata. Per cui mi rendo disponibile se qualcuno ci fosse nella mia zona, nella zona appunto del Comasco, per un progetto di questo tipo, ben venga. Se invece occorre creare un gruppo di lavoro per creare qualcosa di concreto da altre parti, non ho problemi anche un domani nel chiedere un trasferimento.
però mi interesserebbe veramente lavorare in un modo diverso da quello che sto lavorando attualmente in una regione come la Lombardia, che ha smantellato completamente il territorio. Una cosa che si sapeva da anni, serpeggiava, veniva tenuta più o meno nascosta, e credo che l'emergenza Covid abbia praticamente scoperchiato il vaso di Pandora. Grazie. Grazie. Non ci sono altri iscritti. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Sì, provo io. Buonasera a tutti, io sono Marco Carraro e sono un infermiere territoriale, un infermiere domiciliare se preferite, e faccio parte dell'alleanza degli infermieri per la salute ambientale dell'associazione Planet 2084. E sono molto felice di essere qui perché ci sentiamo molto soli, ve lo dico subito, nel senso che sentiamo una grande necessità di fare rete. Noi siamo partiti dalle questioni ambientali per accorgerci che queste avevano una ricaduta incredibile sulla salute. Cioè il cambiamento climatico in atto e il degrado ecologico sta producendo degli effetti sulla salute che non possono essere più trascurati. E crediamo, e siamo nati per questo, crediamo che non ci sia la giusta attenzione all'interno del nostro sistema sanitario nazionale, più generale, da parte delle figure professionali sanitarie che si occupano di salute rispetto a questa tematica. E così abbiamo deciso di individuare quelle figure professionali che forse più di altre all'interno dell'assistenza sanitaria potevano aspettate che metto il video così ci vediamo potevano rappresentare meglio e individuare meglio, averne darne meglio conto di questa problematica. Abbiamo individuato l'infermiere territoriale, l'infermiere domiciliare come la figura che aveva forse meglio il polso della situazione, e questo ne sono personalmente profondamente convinto perché molti dei pazienti che io nella mia attività seguo hanno un'origine patologica che è totalmente derivante da situazioni di degrado ambientale. Seguo militari che sono con SLA, che sono stati in contatto con emissioni radio per tutta una vita, seguo persone che vivono contesti di forte inquinamento del suolo e che hanno tutta una serie di patologie neoplastiche di quell'origine, e tuttavia noi che come professionisti li seguiamo quotidianamente per tante ore al giorno, non abbiamo la percezione che ci sia consapevolezza nel mondo dell'assistenza che segue questi pazienti delle cause, delle origini. Quindi abbiamo individuato sicuramente un problema di prevenzione, cioè il tema del danno alla salute provocato dal cambiamento climatico e dalla crisi ecologica non è assolutamente presente nel nostro sistema sanitario nazionale. Quindi, per concludere, diciamo che noi ci stiamo muovendo su due direttive, che sono sicuramente quella della formazione professionale nei confronti degli infermieri territoriali, infermieri di famiglia, infermieri di quartiere. Proprio perché abbiamo bisogno di iniziare a ragionare sui contesti in cui vivono le persone che assistiamo. E l'altra direttiva che seguiamo è quella dei colleghi che intervengono negli ambienti di cura, perché riteniamo che sia giunto il momento di fare una riflessione anche su un tipo di assistenza sanitaria senza danno. Cioè noi siamo profondamente convinti per esperienza diretta professionale che gli ambienti di cura non siano così scevri dalla produzione di danni alla salute.
Parliamo di dispositivi sanitari che non sono adeguati, ad esempio molta plastica viene utilizzata nei dispositivi monouso che rilascia sostanze che poi entrano nei liquidi organici dei nostri pazienti, ma anche strutture sanitarie che non sono adeguate, ad esempio, dal punto di vista delle emissioni. E quindi non possiamo accettare che esista un sistema sanitario, esista una realtà di cura che invece di curare o invece solo che curare, in realtà produce anche dei danni ai nostri pazienti. E mi riferisco ad esempio alle sale operatorie che non hanno strumenti di filtrazione di quelli che sono i gas anestetici che vengono diffusi poi in atmosfera, che hanno addirittura un potere clima alterante, un potere gas serra 5 volte superiore ad esempio alla CO2. Ecco, tutte queste riflessioni sono assolutamente assenti. E noi riteniamo, per concludere veramente, che si debba ripartire dal territorio. E l'altro intervento che stiamo cercando di fare è quello di costruire ambulatori popolari nei quartieri. L'esperienza che stiamo conducendo a Roma, io vivo a Roma, anche se sentite un tono nordico, in realtà sono di Milano, abbiamo iniziato una sperimentazione presso uno spazio sociale a Roma, che è Spin Time, che è uno spazio occupato dove vivono circa 200 famiglie, molte di queste profughi ambientali, altra questione che in qualche modo, altro problema che non è riconosciuto dalla nostra giurisprudenza, cioè si parla di clandestini, si parla di migranti, ma senza considerare che molti di questi migranti che arrivano sulle nostre coste sono profughi ambientali, sono soggetti che subiscono il cambiamento climatico nei loro paesi, il degrado ambientale nei loro paesi, e qui in Italia non hanno nessun tipo di riconoscimento. Ecco, in quella realtà stiamo cercando di costruire un ambulatorio a partire dalla necessità di costruire delle occasioni di assistenza per persone che sono assolutamente escluse dal sistema sanitario. È una riflessione che ci sembra, dentro Medicina Democratica, comunque in questa rete che si sta costruendo, possa trovare una propria cittadinanza, possa trovare l'ambiente giusto per poter affrontare questi temi. E da qui, quando vi dicevo che ci sentiamo molto soli, è proprio perché non siamo ancora riusciti a sviluppare una rete su questo. E quindi crediamo molto nella medicina, nell'assistenza territoriale, quindi in quello che stiamo tentando di costruire, in quello che state tentando di costruire, e ci piacerebbe farne parte. Scusate se sono stato troppo lungo, grazie. Marco, scusa, grazie. C'è una richiesta di Chiara Bodini che vorrebbe sapere qualcosa in più dell'associazione Planet 2084. Sì, Planet 2084 è una onlus, è un'associazione ambientalista, che però, ecco, a differenza di tutte le altre associazioni ambientaliste che ci sono, pone la questione del modello di produzione come questione generatrice e causa degli effetti sui danni ambientali che si stanno producendo. Quindi, mentre Plane sta costruendo relazioni con tutto il movimento ambientalista radicale, diciamo così, come invece l'alleanza degli infermieri è una costola di Planet, è la sezione sanitaria di Planet 2084. Cioè Planet 2084 a un certo punto si è resa conto che dovevamo intervenire anche sulla questione della salute, anche per il fatto che molti infermieri fanno parte di Planet, e quindi è stato automatico avviare un progetto di questo tipo. Siamo veramente agli inizi, per cui abbiamo veramente bisogno di costruire relazioni con tutti. Grazie. Ha chiesto la parola Enrico Bosani. Sì, ciao a tutti e tutte. Più che altro è qualche riflessione per presentarmi e provare a dare il mio contributo alla riunione di questa sera. Io sono Enrico Bosani, parlo da oggi e sono un RLS di un'azienda pubblica, faccio parte della città metropolitana di Milano.
Io credo che soprattutto gli eventi degli ultimi mesi, la questione del Covid, della pandemia, del distanziamento sociale e della, soprattutto Lombardia, magra figura di questa sanità estremamente centrata sugli ospedali ed estremamente lontana, mi viene da dire, dai bisogni delle persone e dal reale interesse della salute pubblica, abbia appunto messo a nudo una serie di problematiche e di precarietà e di problemi che reputo necessario affrontare. Poi parlerò della parte più propriamente del ritorno al lavoro e di quello che sto affrontando io. Però credo che a livello generale questo sistema di sanitario abbia mostrato tutti i suoi limiti e che ci sia bisogno di pensare a un sistema capace di affrontare il paziente e la persona nella sua totalità e di spezzare questa parcializzazione che negli ultimi 30 anni è venuto avanti in questa parte della nostra vita, perché poi la salute è una parte importantissima della nostra vita. Io credo che uno dei limiti più grossi che sia venuto fuori è l'aspetto che separa ogni parte della vita e della salute. C'è l'ospedale, c'è l'assistenza territoriale, c'è la malattia in casa, c'è il bisogno di rapporto tra l'ospedale e il territorio, c'è il bisogno della persona di rivolgersi a strutture che non ci sono più. E quindi la necessità di ricostruire tutto quel tessuto di sanità di base che c'era una volta, che è stato smantellato, credo che debba essere uno dei capisaldi di un intervento per ripensare a una sanità e una istituzione sociosanitaria a livello umano e che sia veramente efficace e che sia veramente efficiente. Se io devo pensare a quello che è oggi la sanità Lombardia, penso a una sanità che è rivolta soprattutto a chi può pagare, chi può spendere. Penso a una sanità che è molto lontana dalle comunità locali, dal territorio. Penso a una sanità che è difficilmente in grado di mettere in contatto, in relazione tra di loro, l'aspetto dell'ospedalizzazione, l'aspetto della continuità di cura, l'aspetto dell'assistenza domiciliare, l'aspetto delle grandi fragilità, penso alla disabilità, penso alla cronicità, penso ai bisogni delle dipendenze, penso a tutti questi bisogni che oggi come oggi sono trascurati, nel senso che non ci sono in realtà molte strutture che danno queste risposte, a meno che tu non sia così fortunato da potersi pagare tutta una serie di servizi che oggi difficilmente ti vengono dati. Ma penso soprattutto che quello che manca e che ci sia bisogno profondamente di ricostruire è la capacità delle comunità locali, delle persone, delle associazioni, delle persone normali di riprendere in mano la sanità. Se io oggi volessi protestare perché non sono curato abbastanza, non avrei nessuna possibilità di poterlo fare, se non andando a volantinare davanti agli ospedali. Invece penso che ci sia bisogno di costituire, di ricostruire la possibilità da parte del cittadino e delle cittadine di poter intervenire sulla sanità. Io penso, come si dice, agli ultimi anni a tutti gli ospedali che sono stati chiusi in Lombardia, anche nella nostra zona, a tutti i reparti che sono stati chiusi, ai pochi tentativi di contrastare questa cosa che si scontravano contro il nulla, nel senso che non avevi veramente dall'altra parte una realtà con la quale confrontarti. C'era semplicemente questa aziendalizzazione spinta dalla regione, che aveva dei direttori generali scelti dalla regione, ma i quali i territori avevano ben poca possibilità di confrontarsi e di rapportarsi. Quindi io credo che alla base del tentativo di costruire un nuovo modello di società di sanità ci debba essere questo continuo confronto con la società e con le comunità di base. Per quello credo che la Casa della Salute possa essere un buon tentativo, possa essere una buona risposta come punto di partenza per una riflessione più profonda.
La seconda parte che vorrei affrontare è quella che riguarda il rientro al lavoro. Io sono un RLS, la città metropolitana di Milano, essendo un ente pubblico, in teoria fino al 31 di luglio è chiusa, nel senso che abbiamo fatto quasi tutto il telelavoro e sono rimasti in servizio pochissimi dipendenti, quelli dei servizi essenziali, però stiamo già cominciando ad affrontare e ragionare sul come organizzare il rientro della gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori, almeno il 50%. E qua ci siamo scontrati immediatamente con una serie di problematiche. Non ci sei, anche perché salta sempre fuori il problema economico e salta sempre fuori il problema del non possiamo riorganizzare tutto sulla base della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E questo è un problema enorme, secondo me. Un problema amplificato dal fatto che tu, come RLS, ti confronti sì con i sindacati, ti confronti sì con i lavoratori, ma ti senti sostanzialmente solo ed isolato. E questo isolamento, questa solitudine è pesante da affrontare. Se io invece avrei fuori, fuori parlo del territorio che circonda la mia azienda, mettiamola così, se io avessi la capacità, la possibilità di interloquire all'esterno della mia azienda con una serie di strutture, con una serie di organizzazioni, con una serie di comitati, con qualcuno in grado di supportare la mia richiesta di sicurezza per chi lavora all'interno, ma perché se lavora sicuro una lavoratrice o lavoratore, evito che si riparta la fiammata di virus, riparta la fiammata di contagio, ed evito che il lavoratore o la lavoratrice riporti a casa il contagio che eventualmente ha preso sul posto di lavoro. Quindi se si riuscisse a trovare un meccanismo, un modo per far sì che la comunità che orbita intorno ai posti di lavoro sia in grado di controllare e verificare che nei posti di lavoro ci sia veramente la sicurezza, possa supportare i lavoratori e le lavoratrici che all'interno del posto di lavoro chiedono sicurezza, e possa attraverso questo primo contatto spezzare da una parte la barriera che è cresciuta negli ultimi anni tra il territorio e il posto di lavoro, e dall'altra parte chiedere ed aiutare chi all'interno del posto di lavoro chiede sicurezza, ma chiedere sicurezza, chiedere una sanità diversa, chiedere la possibilità di essere curati in tutti gli aspetti della persona umana, credo che sia un altro caposaldo che possa aiutarci a pensare, a riflettere su un nuovo modello di sanità, su un nuovo modello di salute che debba riguardarci tutto. Come si è capito il mio intervento, io non sono un tecnico, sono un RLS di scuola, però ho questi bisogni che penso che siano i bisogni di tanti. Parlando anche con i colleghi, con le colleghe, con i compagni e le compagne, è un bisogno che soprattutto in Lombardia sento che è molto avanzato. La ricostruzione di una sanità basata sulla territorialità, la ricostruzione della possibilità da parte delle comunità di intervenire sulla sanità e di chiedere tutta una serie di servizi che adesso non vengono più dati, la necessità di abbattere questa barriera che è stata costruita negli ultimi 30 anni tra il territorio e l'azienda che su quel territorio insiste, tra gli abitanti e i lavoratori, interrompendo la dicotomia lavoratore e abitanti, credo che siano alcuni capisaldi che potrebbero aiutarci in ragionamenti e in proposte. Enrico, che cos'è un RLS? Scusa Enrico, che cos'è l'RLS? È un referente dei lavoratori per la sicurezza. Sono i lavoratori che all'interno dei posti di lavoro dovrebbero occuparsi della sicurezza sul lavoro. Grazie mille. Grazie. Prego. Mi fermo qua, grazie sì, a voi. Grazie. Ha chiesto la parola Monica Kleinefeld e poi Elisabeth Cosandei. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Vi ringrazio per questa opportunità e ringrazio per tanti belli interventi che sto sentendo. Allora, io sono in qualche modo dentro a Medicina Democratica già da diversi anni, cioè la seguo. Io sono, diciamo, un'attivista della società civile in generale e del coordinamento per la democrazia costituzionale, che vedo, ho visto prima la foto di un
gazebo di vota no, ecco, il comitato per il no del 2016. E sono una psicologa psicoterapeuta, lavoro privatamente, ho fatto la mia esperienza nel pubblico come tirocinante, poi come volontaria, e mi interessava semplicemente aggiungere questo pezzettino, perché anche secondo me di psicologia, di psichiatria si parla poco, e sono aspetti importanti, soprattutto appunto la psichiatria. Io parlo da Milano, abbiamo visto come anche qui sia stata smantellata a livello territoriale e come sia stata completamente o quasi completamente privatizzata. Quindi credo che io non ho dei grossi contatti con colleghe, colleghi, psicologi, psicoterapeuti. Secondo me purtroppo non c'è sufficiente attenzione da parte dei colleghi e delle colleghe. Però penso che possa essere importante anche cercare di integrare questo pezzetto, quello della psicologia e quello della psichiatria, soprattutto in un contesto dove si possa parlare di una cosa così stupenda come le case della salute. Grazie, ci risentiamo, ci rivediamo, grazie. Grazie Monica. Prima di dare la parola a Elisabeth, ieri abbiamo concordato di finire i lavori 7.45, 19.45, massimo 20, perché poi alla fine abbiamo visto che tantissime persone sono andate via verso le 19.30. Se vi va bene, ci manteniamo dentro questo ambito. Fulvio, cosa dici? Va bene. Devi 10 minuti prima devi dare la parola a chi? A Gianluca Garetti. Va bene, ok. Allora, Elisabeth. E buonasera a tutti. Volevo riprendere un po' il discorso del territorio e di fissare un po' la dimensione territoriale, perché adesso l'ATS è una cosa mastodontica, non se ne parla che si possa fare un discorso vicino ai cittadini con delle dimensioni territoriali di cui si sta parlando, quindi una dimensione che dovrebbe ritornare intorno a quello che era una volta il distretto sociosanitario, in modo da poter poi avere insomma un'idea di da chi è abitato questo. Elisabeth, ti abbiamo persa, non si sente più. Sì, perché... aveva chiuso il microfono. No, quindi cioè, è importante rifissare una dimensione territoriale per poter costruire il discorso che stiamo facendo. E quindi direi appunto di rivedere una dimensione che era più o meno quella dei vecchi distretti, per poter capire da chi ha abitato questa zona, quindi un discorso sulla demografia e un discorso sull'epidemiologia. Quindi poi questo necessita nell'ambito della sanità pubblica che ci sia una direzione che direi più che potesse diciamo coordinare il tutto, perché ripristinare una cultura del territorio prima ancora di, dopo parlerò della Casa della Salute, però voglio parlare che comunque ci sono dei servizi territoriali, consultorio familiare, il CERT, i CPS, la psichiatria, la medicina del lavoro, sono servizi territoriali che hanno abbandonato una pratica che è quella di favorire la prevenzione, di favorire la partecipazione. All'interno di questi servizi si è ritornati a una professionalità singola, cioè io sono il medico, do la mia prestazione, io sono la psicologa, do la mia prestazione. Cioè è il discorso frammentato anche all'interno del servizio,
dove si fa poca equipe, dove non si conducono più gruppi, dove non si può uscire dalle mura. Quindi questo territorio e questi servizi dovrebbero, se stimolato da una direzione pubblica che privilegia queste attività, a riprenderli. Abbiamo abbandonato la medicina scolastica e anche questo è un discorso dove tutti i bambini avevano un'opportunità frequentando la scuola, dove le situazioni sanitarie e sociali venivano comunque captate e catturate. Quindi direi che dobbiamo pensare a una direzione che favorisca questo tipo di attività, direi un coordinatore o dei coordinatori di distretto, favorire appunto che questi servizi riprendano questa metodologia di lavoro, che da un servizio all'altro ci si possa interpellare e non dire questo non mi riguarda perché non è il mio ente, questo non è il mio servizio. E quindi è un discorso culturale da non poco. Per passare al discorso della Casa della Salute, si è già detto un po' chi la deve diciamo occupare: medicina di base, continuità assistenziale, infermieri, fisioterapisti, eccetera. Però direi che c'è una porta d'ingresso che dovrebbe essere uno sportello integrato di una figura sanitaria e sociale che è in grado di fare l'analisi della domanda. Cosa anche questo che è stato abbandonato nel corso del tempo. Saper fare un colloquio che analizzi la domanda, non solo quello che emerge, ma poter, diciamo, approfondire un po' quello che la persona ti sta dicendo, ti sta chiedendo. E da lì cominciare una presa in carico, cominciare un orientamento verso i servizi. Quindi mi sembra una funzione importante all'interno della Casa della Salute. L'altra cosa è che se è la casa, dovrebbe essere di tutti e quindi gruppi autogestiti la possono occupare, possono fare mutuo aiuto, possono fare educazione sanitaria tra persone. Gli operatori possono essere di osservatori e di facilitatori nei gruppi. Quindi la Casa della Salute è un momento partecipativo perché viene occupato da chi la vuole occupare, e per temi, per età, per problemi. Un'altra cosa che favorisce la partecipazione è una rendicontazione. Bisogna fare una valutazione dell'attività e delle attività. Quindi questo è sono dei report che vanno organizzati e quindi vanno resi pubblici almeno una volta all'anno. Quindi i servizi devono rendere conto alla popolazione e essere stimolati dalla popolazione. E quindi credo che questo discorso è complesso, va ripreso anche all'interno della proposta di iniziativa di legge popolare e comunque bisogna avere una prefigurazione di quello che può essere organizzato, ma a un livello territoriale. Grazie. Ciao, ci sentiamo. Sì, mi viene da dire che sentendo parlare Elisabeth ritorno, mi sembra di fare un tuffo nel passato quando ho iniziato negli anni 80 a fare il mio primo lavoro di assistente sociale. Insomma, sono tutti discorsi che facevano parte di una cultura sociale e anche sanitaria, direi, che ci portavamo dietro dalle grandi riforme del 78 e degli anni 80, quindi per dire, la psichiatria con la riforma Basaglia, eccetera, è proprio di quegli anni, insomma,
Per cui le cose che stai dicendo tu hanno proprio quel sapore culturale che va rimesso in, al centro dell'attenzione, anche nei, nel, nel nostro lavoro di definizione di un servizio territoriale. Ci sono altri? Vorrei solo sottolineare che a me l'intervento di Elisabeth è piaciuto moltissimo e che ha messo in chiaro la cornice sociosanitaria nella quale dovrebbe agire la Casa della Salute. E quindi sono totalmente d'accordo con lei. Sì, se faccio una nota e poi magari passiamo la parola a Gianluca Garetti per le conclusioni. Ok, vai. Intanto la mia nota dice che questo discorso della Casa della Salute deve rientrare nel progetto che vogliamo costruire di legge di iniziativa popolare di riforma delle controriforme. E quindi dobbiamo effettivamente, però, qualcuno ha anche detto che voleva lavorare, dobbiamo lavorare insieme perché questa cosa possa essere realizzata. Pur sapendo una cosa molto semplice e allo stesso tempo molto grave, che è stata anche rimarcata nei precedenti gruppi, e cioè che chi è l'interlocutore a cui ci possiamo rivolgere? Perché purtroppo gli interlocutori, adesso credo che noi della Lombardia siamo i peggio dotati, ma vedo che anche sul livello nazionale è assolutamente difficile poi trovare una strada di presa in considerazione delle cose che diciamo e che sperimentiamo. E quindi anche questo è un discorso che alla fine noi abbiamo detto, queste cose vanno imposte, e quindi vanno imposte tramite un'organizzazione ed una lotta che si vuole e si deve assolutamente fare. Noi abbiamo fatto come Medicina Democratica un giro a livello europeo per vedere cosa era questa, come altri avevano realizzato la Casa della Salute, che appunto era partita da in Italia da Giulio Macaccaro, però non è che questa cosa è solo, era solo italiana, perché siamo andati in Belgio e abbiamo parlato con un gruppo che faceva la Casa della Salute in un posto, in una città che si chiama Tournai. Siamo andati a Parigi, che abbiamo parlato poi con quello che teneva in piedi la teoria della Casa della Salute, che si chiamava Jean-Charles Mantiero, un medico di medicina generale che operava nella periferia di Parigi. E siamo soprattutto stati in Spagna, in Andalusia, dove lì abbiamo visto realizzata la Casa della Salute, che era poi tutto sommato abbastanza semplice. Non è che ci fossero migliaia di operatori, c'era sicuramente il medico di medicina generale, potevano anche essere in gruppo, no? Ma insieme al medico c'era l'infermiere, c'era il servizio di salute mentale, fra l'altro, molto vicino. E quindi questo era un discorso che veniva fatto. Poi non abbiamo più seguito le cose, se non per aver capito che anche in Spagna è successo quello che è successo da noi, una destrutturazione del servizio sanitario pubblico. Ecco, quindi è anche per questo che noi siamo legati ad una rete europea che si chiama Rete contro la commercializzazione e la privatizzazione della salute, proprio per vedere, per avere capito che non ce la facciamo nemmeno da soli a battere il sistema, che è quello che dice la sanità è un grosso affare e quindi buttiamoci lì
e vediamo come fare per trovare il massimo degli interessi. E quindi questa è proprio la lotta fondamentale che noi cerchiamo e vogliamo fare. Chiuso. Posso? Ah, meno male. Posso dire due cose? Mi sentite? Sì, mi vai, sentite? Vai. Intanto, scusatemi, ma ero stato indicato come capogruppo, ma come vedete sono l'ultima ruota del carro perché ho lavorato fino a poco fa, vi ho sentito in maniera discontinua, siccome, come dice Fulvio, il rimbambimento avanza, io pensavo la riunione fosse alle 9, non mi sono preoccupato tanto, quindi... Presentati. Sono Maurizio Bardi, scusate, per chi non mi conosce, medico di medicina generale. E quindi più che altro volevo fare le scuse, ho sentito in maniera discontinua i vostri interventi, e sicuramente ci riaggiorneremo. Rispetto a questa cosa che dice Fulvio, ero anch'io in Andalusia, adesso le esperienze ultime parlano del Portogallo, bisogna ricordare che lì in quei momenti il privato gestiva non più del 2-3% di tutta la sanità del paese, quindi la situazione da noi è completamente diversa e anche fare le case della salute oggi, ancora anche secondo i migliori criteri che noi abbiamo in mente, non vuol dire avere un successo scontato a livello di partecipazione, a livello di aspettative delle persone. Oggi è cambiato, io penso che il privato ha spappolato tutto un paese, innanzitutto in maniera dal punto di vista culturale. Le aspettative, si tende spesso a confondere il diritto alla prestazione col diritto alla salute, c'è molta confusione innanzitutto tra gli operatori ma anche tra le persone, quindi bisogna fare un lavoro sicuramente di lunga lena. La casa della salute è un momento di partenza, ho sentito l'intervento di Elisabeth che come sempre ci rappresenta tutti con questo richiamo alla partecipazione, alla presa in carico comune, alla condivisione. Questo è il percorso sicuramente da fare. Volevo solo salutarvi fondamentalmente, poi ci aggiorniamo, ci sarò con più impegno prossimamente. Grazie, saluti a tutti. Grazie. Cosa facciamo? Diamo la parola a Gianluca Garetti per le conclusioni o c'è qualcun altro? Sì, Gianluca Garetti, okay. Altro medico di medicina generale. Gianluca, accendi il microfono, non si sente. Non so, mi sembra, vedo che Gianluca c'è, però c'è il microfono spento e non so come fare per dirgli di accenderlo, perché se si mette a parlare non si capisce. Chiamalo al telefono. Antonio, cosa si può fare? Lo chiamo al telefono. Anche Antonio ha il microfono spento. Vabbè, se intanto ecco, ora ci sono. Ecco, adesso. Ci sono. Ah. Scusate, c'è stata una telefonata, mi ha buttato all'aria tutto. Oh. Mi sentite ora? Sì. Ah, sì. Allora, io sono un medico di base in pensione da 3 o 4 anni, sono di Firenze e faccio parte di Medicina Democratica. Ho trovato molto interessante tutto questo discorso, molto ricco di spunti. Io provo a dire qualcosa, poi magari posso fare un report più dettagliato. Parto dall'inizio, le cose che questa pandemia ci ha insegnato sono che il Covid-19 ha messo a nudo i limiti del sistema sanitario nazionale. C'è stato il fallimento della visione ospedalocentrica, ipertecnologica, aziendalistica, privatistica, della Lombardia in particolare,
e si è capito che non si può prescindere dalla medicina pubblica del territorio, di cui i medici di base, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, gli infermieri, insieme ad altri operatori sociosanitari, sono l'asse portante e il cui ruolo va sostenuto e potenziato. Fra le cose necessarie per ripartire ci sono le case della salute. No? Abbiamo detto che ne parlò, cominciò a parlare Giulio Maccacaro, fondatore anche di Medicina Democratica, uno scienziato, un epidemiologo di Codogno, che nel 1972 cominciò a parlare di questa entità collettiva che doveva essere aperta a tutti, completamente gratuita, e comportare una pratica di democrazia partecipativa in cui, diceva, gli operatori sanitari del cittadino stanno finalmente dalla stessa parte, cosa che ora non avviene. Nel 2006 c'è stato Diamo Casa alla Salute, un importante gruppo di lavoro sempre lombardo del Forum per la Salute di Milano e della Lombardia, che ha redatto questo progetto a cui ha partecipato anche Fulvio, molto interessante. E un anno fa, dunque aggiorno un attimo quello che aveva detto Silvana, un anno fa c'è stato un aggiornamento della Regione Toscana sulla legge regionale delle case della salute, proprio nel giugno 2019. Due consiglieri della sinistra, quella vera, sì, toscana, a sinistra si chiama il gruppo, hanno proposto questa legge regionale, le case della salute, che è stata approvata alla unanimità, quindi è vigente in Toscana. Quindi la casa della salute è vista non come un semplice poliambulatorio, cioè non ha una accozzaglia di medici, ma una struttura polivalente. È un nodo anche, cioè di una rete integrata e omogenea di servizi dove si stabiliscono interdipendenze, si sviluppano sinergie e si realizza la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. Quindi per mettere in rete e collaborare i vari professionisti e produrre anche un'integrazione tra il sociale e il sanitario, che oggigiorno, specie in Lombardia, da quello che si è sentito dire, è stato completamente smantellato. Ecco, smantellato è stata la parola ricorrente di questa serata riguardo alla sanità pubblica in Lombardia. Tutti i lombardi intervenuti hanno parlato anche di uno smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, addirittura di uno smantellamento anche culturale dei medici del servizio dei medici di base. Quindi le case della, ecco, riguardo alla partecipazione in questa nuova legge regionale c'è stato fatto un'aggiunta, no? Al punto 3 si dice: le case della salute favoriscano altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute, anche nell'ambito di specifiche progettualità. Quindi in questa nuova edizione, diciamo, della legge si cerca di aprire e di assicurare la partecipazione dei cittadini. Questo, devo dire, in Toscana è una legge più che tutto che è ancora sulla carta, non è che sia stata applicata concretamente, ci sono delle esperienze, però a quanto mi risulta non è che c'è ancora questo spirito, certamente lo spirito di Maccacaro non c'è più, sono passati gli anni, ora c'è tutta un'altra storia. Comunque ora c'è da mettere proprio in concreto questa realtà. E la casa della salute è una soluzione anche allo scollamento che c'è da sempre, cioè tra ospedale e territorio, c'è sempre stata questa distanza, fin da quando io ho cominciato a frequentare medicina, si è sempre parlato di avvicinare due cose, ma sono sempre state due entità ben distinte. Quindi va ripristinato una continuità assistenziale tra l'ospedale e il territorio e dare vita a varie attività, fra cui si è parlato della sanità d'iniziativa, quel modello che non aspetta il cittadino, ma le va incontro, no? Prima che la patologia diventi più grave. Si è parlato del chronic care model, basato sull'interazione tra i pazienti e gli operatori sanitari. E poi un altro punto importante è la casa della salute deve rappresentare un modello di assistenza integrata in cui devono interagire le varie competenze. Il medico di famiglia è quello un po' la figura principale, però anche tutti gli altri specialisti, e si deve dare voce anche a, sempre alla psichiatria di cui si è accennato,
altri, ai vecchi consultori. Un altro punto importante della Casa della Salute che non è, non è, di cui non se ne parla, è che il medico di base, gli operatori sanitari della Casa della Salute dovrebbero fungere da sentinelle, no? Le sentinelle, si è parlato dell'ambiente, il ruolo dell'ambiente a livello della salute è molto importante, circa un 25% di tutte le malattie sono causate da un ambiente malsano e degradato, per cui ecco che il medico di base e gli altri sanitari hanno le potenzialità, hanno in mano i dati per poter costruire poi una specie di epidemiologia sul territorio, tipo un referto epidemiologico, tipo come parlava un nostro amico. Questa era un po' l'introduzione, poi sono seguiti 10 interventi, parlando con l'ultimo di Maurizio. Si è parlato di tante cose, e magari si possa rivedere con calma in un secondo momento. Sono tanti articoli interessanti, sia di Chiara Baudini, ma di tanti altri, del compagno di Piacenza, che in cui stanno partendo queste case della salute. Poi c'è stato il comitato di Codogno, che anche lui si sta muovendo, che è quello che ha notato che, oltre a essere smantellato il servizio sanitario, è smantellata anche la mente dei medici, chiaramente, perché il neoliberismo si è infiltrato ormai nella mente di tutti, la privatizzazione anche delle cose. Poi c'è stato un intervento anche di un medico di medicina generale del Comasco, che addirittura sarebbe disposto a espatriare, cioè a uscire dal Comasco, pur di fare una sanità territoriale, pur di fare una sanità pubblica. Poi ci sono stati gli interventi di quegli infermieri di Roma, che ha parlato di questo, dell'ambiente, dell'importanza dell'inquinamento, della crisi climatica a livello della salute. Poi c'è stato un altro intervento di Enrico, sempre RLS di Milano, che si sentiva completamente separato dal territorio e richiedeva un contatto, più buttare giù le barriere territoriali. Poi c'è stata una psicologa, la Monica Kleinefeld, che ha parlato appunto di ricordarsi della psichiatria. Elisabeth è stata molto precisa, perché ci ha dato dei punti di riferimento molto precisi sulla direzione da prendere, quale deve essere, sulla porta d'ingresso, sul capire la domanda che viene posta, e delle cose da fare per favorire una vera partecipazione popolare. Fulvio ha parlato delle esperienze, varie esperienze europee di case della salute, fra cui quelle dell'Andalusia, che loro hanno visitato. Poi ha chiuso Maurizio Bardi, che ha notato, fra le altre cose, che della difficoltà di parlare di queste cose in questo clima culturale profondamente cambiato dagli anni 70 di Macacarma. Per questo bisogna insistere, piano piano riuscire a andare avanti. Ecco, avrei finito. Grazie delle conclusioni. Grazie a voi. Ci diamo appuntamento a lunedì alle 20:30 per l'assemblea, e per i vari gruppi di lavoro relazioneranno rispetto alla discussione che è stata avviata oggi, sì, ieri, sì, e negli altri giorni. Insomma. Ma su oggi chi scrive un report? Tu. Sì. Se volete le scrivo io qualcosa. Va bene. Ok? Va bene. Ho preso degli appunti, qualcosa scrivo. Sì, sì, assolutamente. Va bene. Ti ringraziamo. Grazie. Nulla, grazie di nulla. Grazie a voi, che dopo, non è che finiamo dopo l'assemblea del 25. Certo. Perché c'è il discorso della stesura della proposta di legge
e quindi di tutti gli argomenti, perché questo discorso può essere fatto mettendo assieme sia le competenze che le esperienze, quindi sia i medici, i tecnici, gli infermieri, ma anche quelli che non hanno magari una competenza tecnica, che però hanno la competenza sulla salute, perché tutti noi siamo soggetti di salute. E quindi noi dobbiamo assolutamente andare avanti e soprattutto vedere come ci organizziamo meglio. Ecco, all'assemblea precedente c'erano presenti un centinaio di persone, quella, solo per dire oggi, ce n'erano 24 che sono stati presenti dall'inizio alla fine, e più o meno è successo così negli altri tre precedenti gruppi di lavoro. E quindi vuol dire che c'è una sensibilità abbastanza importante, e dobbiamo vedere come fare a tradurre questa sensibilità in organizzazione e in movimento di lotta, proprio perché abbiamo visto anche oggi come le difficoltà a dover modificare le cose e andare in una direzione che non sia quella economicista o comunque culturalmente arretrata, come in Regione Lombardia, ma non lo dico perché sennò poi mi denunciano, sia assolutamente evidente. E quindi ci rivediamo il 25, rivediamoci, risentiamo, e poi vediamo ancora come proseguire. Naturalmente tutte le cose che vengono fatte, tutti i gruppi di lavoro vengono messi sul sito di Medicina Democratica, uno se lo può andare a rivedere e a rileggere, medicinademocratica.org. Grazie e a risentirci. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao. Buona serata. Ciao, buona ciao. Serata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti e a tutte. Ciao, ciao a tutte, grazie. Ciao, ciao a tutti. Medicina Democratica.